primo di due figli maschi, Gilles Villeneuve nasce il 18 gennaio 1950 a Chambly, vicino Montreal, Canada. Il destino del giovane Gilles sembra segnato da subito. Si capisce che nelle sue vene non scorre sangue, ma bensì benzina. E nel suo DNA è scritta la parola velocità. Ci piaceva giocare con il motorino del tosaerba. Ci mettevamo sopra una specie di cappotta, una scatola di legno. Ci attaccavamo quattro ruote e costruivamo un piccolo go-kart. Delle macchinette a motore. Effettua le prime corse con delle moto slitte. Qui inizia a farsi strada quel cognome che dal 1977 in poi, sino al 1982, farà innamorare milioni e milioni di persone della Formula 1. È vero che con i soldi guadagnati con le gare in motoslitta lei si è potuto comprare la sua prima macchina da corsa? Yes, that's true. È vero, è stato nel 73. Con i soldi dei premi mi sono comprato una macchina di Formula Ford e ho cominciato a correre in pista. Io venivo dagli ippodromi perché le gare di snowmobile si svolgono sui ippodromi ricoperti di neve. Per questo e per la mia apparente gracilità ero soprannominato il Fantino. D'altra parte, guidare una motoslitta è come cavalcare un puledro irrequieto. Dopo le motoslitte, passa nel 1973 in Formula Ford 1006 e quindi nel 1974 in Formula Atlantic, due campionati per debuttanti. Il giovane Gilles Villeneuve non aveva esperienza agonistica, ma arriva comunque alla Ferrari a sostituire un personaggio di spessore, Niki Lauda. Fu lo stesso commendatore, infatti, a volerlo al volante della sua Formula 1, contro il parere di tutti i suoi consiglieri e contro l'opinione di tutta la stampa mondiale. Pochi sanno però che il suo debutto in Formula 1 lo si deve alla generosità di Lauda, che nel 1977, quando si laureò campione del mondo con due gare d'anticipo, lasciò la sua macchina per gli ultimi GP al canadese. In pochi avrebbero scommesso su Gilles Villeneuve, anche perché inizialmente sono più gli incidenti provocati che i giri effettuati. Lei che l'ha visto girare oggi, ha la sensazione che abbia padroneggiato subito questa monoposto? Non è presto per dire, un ragazzo che ha del talento, guida molto bene, ha l'aria e il piglio del professionista, però dopo 20 minuti non si può dire niente. Ma Enzo Ferrari, ancora una volta, aveva visto giusto. E ben presto fu chiaro a tutti che Villeneuve, dietro uno stile di guida irruento, nascondeva una sensibilità quasi sovrumana, riuscendo a portare l'auto ben oltre i suoi limiti. Pensa che Ferrari abbia visto giusto con lei? Lo chiede a lui, non a me. Le sue prime prove con la Ferrari sono state deludenti. Beh, datemi anche un po' di tempo. Gilles riusciva a trovare spazi impossibili per effettuare spettacolari sorpassi. Guidava distinto e non esitava a sfracellare la macchina pur di raggiungere il suo obiettivo. Inutile dire che in pochissimo tempo diventò un vero idolo per i tifosi Ferrari di mezzo mondo, ai quali regalò i migliori sorpassi che oggi arricchiscono la cineteca della storia della Formula 1. Villeneuve sta attaccando all'esterno, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale! Tutto il pubblico è in piedi, entusiasmante questa corsa. Your image in the dictionary, this life is more than ordinary. Da allora Gilles divenne un pilota di riferimento per la Ferrari. Il 1977 è un anno travagliato per il canadese. Non sono poche le critiche che si tira addosso. Viene accusato di essere un pazzo, uno spericolato, un pilota che rischia di mettere a repentaglio ogni volta che corre la vita dei piloti oltre che la propria. Per alcuni diventa l'aviatore, non certo un complimento.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Il 23 ottobre 1977 si svolse sul circuito alle pendici del vulcano Fuji la seconda edizione del Gran Premio del Giappone. Gilles cercò la grande rimonta sulla Tyrrell a sei ruote di Ronnie Peterson, ma nel corso del sesto giro gli andò addosso senza frenare, gli entrò in contatto e volò fuori dalla pista. La monoposto di Villeneuve finì in un'area che in teoria doveva essere sgombra. Un commissario di percorso, che stava cercando di mandar via degli spettatori, e un fotografo persero la vita, mentre una decina di persone riportarono ferite più o meno gravi. L'incidente ebbe una grande eco, soprattutto in Giappone. Never made it as a wise man. Tanto che la Formula 1 non poté farvi ritorno per un decennio. All'inizio del 1978 si spera che possa essere un anno diverso. Gilles Villeneuve ha più esperienza. Da lui ora ci si attende un po' più di continuità. Gli si chiede soprattutto di essere più concreto. Ma lui è Villeneuve. Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare, perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro. Io piace realizzare le ruote, cosa così, e fa parte della tua natura. È possibile, normalmente sono le persone che hanno 15-18 anni, 18 anni che fa così, e quando tu sei più vecchio è più tranquillo, ma io non sono tranquillo ancora e speriamo di rimanere a 18 anni. Non vince perché deve provare i limiti, sia suoi che delle monoposto. E le sfascia, un circuito dopo l'altro. Il pilota della Ferrari che porta la macchina alla fine e che sembra il futuro del cavallino è Reutemann. Per continuare a correre nella rossa, Villeneuve deve vincere almeno un GP. Proprio nel GP del Canada, nel suo paese, ha l'occasione per affermarsi. E rimane in pista dall'inizio alla fine. Villeneuve vince. La prima vittoria. Il paese è in tripudio. La Ferrari ha un nuovo idolo. Ma questo Villeneuve, così piccolo, così mingherlino, che credo nel fisico ricordi il grande Nuvolari, può essere. Certamente ha dimostrato quei talenti naturali che io non dico di aver intuito, ma che mi erano stati assicurati da chi mi ha offerto informazioni, e la conferma è venuta. La stagione per Villeneuve si conclude con una vittoria e un terzo posto. I ritiri sono 5. Gilles viene criticato e la squadra viene accusata di dare troppa fiducia a un pilota che bada troppo allo spettacolo e poco al risultato. E tu hai paura qualche volta? Ma è una cosa difficile. Non è una paura. È sicuro che tu ti hai pilotato qualche paura, se no non mai frenata e uscito sempre. Ma non è una paura normale come le altre persone, è un rischio calcolato e normale. Ma Enzo Ferrari lo amava, perché tirava fuori dalla vettura tutta la potenzialità, al punto che viene riconfermato per la stagione successiva. Ed è invece Reutemann ad andarsene dalla Ferrari. Il commendatore chiama Jody Scheckter a guidare la nuova T4 al fianco di Villeneuve. Lei ritiene che tra i due potranno accadere, potranno esserci dei dissidi? Sono degli uomini. E lei a questi uomini vuol dare degli ordini o no? Non ne ho mai dato, non ne darò mai. Sono stato anch'io un corridore. Il 1979 è l'anno del mondiale della Ferrari. A vincerlo sarà Jody Scheckter, il nuovo compagno di Villeneuve.
Jody Scheckter e la Ferrari sono campioni del mondo. Jody Scheckter ha vinto il 50° Gran Premio d'Italia e ha vinto il campionato del mondo di Formula 1. Il contributo del canadese è però importantissimo per tutte le gare. Villeneuve vince il GP del Sudafrica, casa di Scheckter. E così anche a Long Beach. Villeneuve è dunque il nuovo leader del campionato del mondo di Formula 1. Gilles è in testa al mondiale, ma non smette di essere un pilota al limite. I tifosi sono tutti per Villeneuve e lui li ripaga con la sfida più famosa della storia della Formula 1. È il 1 luglio 1979. A Digione, la gara per un secondo posto è la vera lotta in pista. La lotta tra Villeneuve e Arnoux. Arnoux tenta l'attacco, lo tenta, ma mi pare che fosse un po' lontano. Si rimette in scia. Le telecamere, invece di seguire il primo posto, si soffermavano sul duello in atto per la seconda posizione tra la Ferrari 312 T4, guidata da Gilles Villeneuve, e la Renault Turbo di René Arnoux. Ecco Villeneuve, la scia, tenta l'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux. Resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale. E Villeneuve tenta un attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere. Si toccano. Villeneuve resiste, ma stavolta forse è eccezionale questa corsa assieme, è eccezionale! E Villeneuve è riuscito a passarlo, si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Tutto il pubblico in piedi, entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve! Sorpassi e controsorpassi, frenate al limite, toccatine e poi la bandiera a scacchi che sancisce il verdetto. Vince Jabouille, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux, è stata una corsa eccezionale. Primo Jean-Paul Jabouille, secondo Gilles Villeneuve, terzo René Arnoux. Fu l'apoteosi, quel giorno si consolidò il mito Gilles. Siamo al... ecco Villeneuve fermo con la ruota posteriore sinistra vistosamente danneggiata. Come se non bastasse, il 26 agosto 1979 al Gran Premio di Olanda Villeneuve corre con tre ruote. Pretendendo, una volta arrivato ai box, di ripartire come se nulla fosse. Stiamo entrando nell'ultimo giro. E le Ferrari oggi paiono imbattibili anche per le Williams, che pure stanno rimontando. A Monza va in scena il gran premio del consolidato rapporto tra i due piloti della rossa e della scorta di Villeneuve per portare Scheckter alla vittoria. Sventolano le bandiere della Ferrari, naturalmente, anche gli stranieri sono passati a sostenere le Ferrari. Eccole che passano in questo istante e come potrete sentire l'entusiasmo è alle stelle. Anche quelli arrampicati sugli alberi riescono a sventolare dei brandelli di stoffa. Jody Scheckter ha vinto il 50° Gran Premio d'Italia e ha vinto il campionato del mondo di Formula 1. Gilles Villeneuve ha disputato una corsa eccellente. Le Ferrari passano il traguardo quasi insieme.
Il clima a Maranello è idilliaco. Una squadra perfetta, anche se Gilles è sempre un avviatore spaccamacchine. Arriva il 1980, l'anno della T5, una macchina precaria, davvero piena di difetti. L'anno, quell'anno, verrà ricordato come quello con il maggior numero di incidenti nella storia della Formula 1. Insomma, un anno nerissimo. Proprio grazie a questa sequenza di incidenti, sia gravi che mortali, Scheckter, che teneva sia alla vita che alla sua famiglia, si ritira. I will stop racing at the end of this year. Smetterò di correre alla fine di quest'anno. E nel 1981 al suo posto arriva Pironi, un parigino con cui Gilles poteva parlare nella sua lingua. Nasce un'amicizia, anche fuori dai box. Con Pironi, quando eravamo in prova al Castellet, tante volte in albergo la sera arrivavano, erano sporchi, tutti intuppati di terra perché andavano fuori strada. E Villeneuve è al comando del Gran Premio di Monte Carlo. C'è da commuoversi francamente per questo ritorno della Ferrari ai vertici. Villeneuve vince a Monte Carlo. Ha vinto! Gilles Villeneuve ha vinto con la Ferrari 126K il 39esimo Gran Premio di Monte Carlo. E al Premio del Canada, per un terzo posto, Gilles fa l'impresa delle imprese. Arriva al traguardo con mezza macchina. Il canadese, dopo aver superato Piquet, dovette subire l'attacco di Watson e nel corso di un doppiaggio a De Angelis una piegatura dell'alettone anteriore. Quell'alettone che nel corso del 54esimo giro trasformerà il Gilles in una specie di missile teleguidato al volante. Vale a dire che Gilles guida alla perfezione senza nemmeno vedere la pista, sfruttando la memoria. Gilles guida con una sensibilità incredibile, fuori dal comune, senza l'alettone e senza vedere nulla. Ma il circuito di casa evidentemente lo conosce a memoria, cosa che gli permette di non sbagliare nemmeno una curva. E anche tre giri dopo, quando quell'alettone si stacca, Villeneuve, con una destrezza straordinaria, riesce a portare la vettura al traguardo senza perdere posizioni e conservando il podio finale al termine delle due ore di gara, che decretano Laffite vincitore davanti a Watson e al grande Gilles. Dopo sorpassi spettacolari, incidenti clamorosi e derapate da film poliziotteschi anni 70, Villeneuve, per la stagione del 1982, si presenta con la Ferrari 126 C2. Una monoposto più leggera del 1981 e più potente. I cavalli ora sono 580. È la macchina della leggenda, la macchina che stava inseguendo e raggiungendo il titolo mondiale. Un volo interrotto da un altro volo. Tragico. Circuito di Zolder, Gran Premio del Belgio. Correva il giorno 8 maggio 1982. Villeneuve riporta delle gravissime ferite nel corso delle prove ufficiali. La sua monoposto urta a 260 km orari la ruota posteriore della March di Joachim Mass e si impenna. Io stavo superando un dosso. Forse gli avrei dovuto far cenno di passare all'interno, ma non l'ho fatto. Mi sono spostato a destra e ci siamo toccati. Sì.
fu catapultato fuori dalla vettura con tutto il sedile. Io mi trovavo sotto di lui. È stato terribile. I primi soccorsi vengono portati proprio da Mass e dagli altri piloti che stanno terminando le prove. Tutti comprendono subito la gravità dell'incidente. Dall'ospedale della vicina Louvain arriva il responso. Fratture alle vertebre cervicali. Lesioni irreversibili. Lui stava rientrando quando ha avuto l'incidente. È stato un attimo di distrazione. Lui è uscito da una curva e si è trovato davanti a Mass. Non l'ha visto, probabilmente. Gilles muore in mondovisione perché il terribile incidente fu ripreso con fredda precisione dalle telecamere e riproposto in tutto il mondo. È stato il pilota più veloce che la storia abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo quello che amava, ma in realtà non ci ha lasciato.